Non si placa la bufera sulla scelta di Don Michele delle Foglie, parroco della chiesa madre di Grumoapula in Puglia, di celebrare una messa in suffragio del boss dell'Andrangheta, Rocco Sollecito, originario di qui e ucciso in Canada nel maggio scorso. In un primo momento il parroco aveva deciso di celebrare una liturgia pubblica oggi alle 18:30, un'iniziativa pubblicizzata anche attraverso dei manifesti affissi in tutto il paese, ma il questore di Bari, Carmine Esposito, ha vietato la celebrazione. Ieri sera sulla vicenda è intervenuto anche l'arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Francesco Cacucci. È una questione di prudenza in questi casi, non si nega la possibilità di pregare, però questo deve essere fatto con discrezione, non con un manifesto pubblico. Una vicenda questa che ha scosso non poco la piccola cittadina alle porte di Bari, al punto che le persone interpellate con difficoltà prendono posizione. Una domanda, ha fatto bene Don Michele a celebrare la messa, no? Non vuole parlare? No. Una domanda per la TV. Ha fatto bene secondo lei Don Michele a celebrare la messa in suffragio di Sollecito? È un santo uomo. Lei è d'accordo completamente con Don Michele? 100%. Non la pensa così il sindaco di Grumo, Michele Datri, che condanna la scelta di Don Michele delle Foglie e ne chiede la rimozione. Abbiamo avuto modo di segnalare più volte al vescovo l'atteggiamento di questo parroco che ha negli ultimi tempi letteralmente spaccato la comunità dei fedeli. È chiaro che si apre una riflessione importante e seria con il vescovo e con la curia tutta rispetto alla presenza ormai di questo parroco nel nostro territorio. La replica di Monsignor Cacucci è netta. Questo, mi permetto di dire, non compete al sindaco. Il sindaco può venire da me quando vuole, però le norme anche disciplinari eventuali nei confronti di un parroco non devono venire dal sindaco ma dal vescovo. Non è la prima volta che a Grumoapula scoppia uno scandalo del genere. Proprio in occasione della morte violenta del boss Sollecito, ucciso da un sicario, il parroco aveva deciso di celebrare una messa pubblica per il defunto. Anche in quel caso intervenne il questore di Bari e bloccò l'iniziativa per non pregiudicare l'ordine e la sicurezza. Oggi, come 7 mesi fa, Don Michele non ha preso affatto bene il richiamo del suo vescovo. Ha accolto l'ordinanza del questore del prefetto, invece di difendere un prete, il vescovo, fa le parti del prefetto. L'ordine pubblico, dove sta l'ordine pubblico? Ma in realtà non si tratta di difendere nessuno, sottolinea Monsignor Cacucci. Non doveva prendere questa decisione senza aver consultato me, innanzitutto. E poi il fatto di affiggere un manifesto in cui lui prende l'iniziativa invitando la popolazione a partecipare a questa celebrazione, è chiaro che ha creato grave scandalo.